Bentrovate a questa nuova edizione in diretta di TR24 Sport. In apertura ci dedichiamo al calcio perché questa sera in un Dall'Ara che sarà stretto dalla morsa del gelo andrà in scena il match tra il Bologna e il Milan, il posticipo della 16ª giornata di Serie A. Gara dai mille ricordi per Pippo Inzaghi che vuole cancellare i KO con Sampdoria ed Empoli e soprattutto tutelare la propria panchina. Sentiamo. Quello che è Inzaghi per il Milan e il Milan per Inzaghi tutti lo sanno e sarà incancellabile e scolpito dentro tutti di noi, ma sarà strano che per 90 minuti insomma saremo grandi avversari, perché i tifosi milanisti sanno benissimo che io, come sono fatto, però dopo sarà ancora più bello insomma abbracciarsi a fine partita, comunque vada, chiaro che io darò il massimo per il Bologna. So che la società sa come lavoro, so quello che pensano i miei giocatori, per cui di questo vado fiero e orgoglioso. Poi chiaramente quando le cose non vanno bene a volte paga l'allenatore, per cui questo fa parte del nostro mestiere, però sono sempre rimasto molto sereno e il mio post era un post solamente per dare fiducia, positività, perché io nella mia carriera ho avuto dei momenti difficili, sono il primo a rendermi conto che questo è un momento delicato, ma lo sapevo da agosto, sapevamo che avremmo lottato per la salvezza, sapevamo che avendo una squadra molto giovane poteva essere un progetto a lungo termine, sappiamo che dobbiamo fare di più, sono il primo a saperlo, però io in questi momenti preferisco reagire con positività. Occupiamoci anche del Cesena, perché se da una parte a Castelfidardo i bianconeri sono stati spreconi in termini di occasioni create, dall'altra la difesa ha confermato di essere la migliore del torneo, non incassando reti. Per Federico Agliardi e Danilo Alessandro non c'è però da abbassare la guardia. Sofferenza per il campo, sofferenza per le condizioni fisiche, magari terza partita nel giro di una settimana, cioè, per quale motivo? Perché è chiaro, era difficile dopo, come hai sottolineato giustamente, dopo i primi 20 minuti quasi perfetti. Sapevamo che il campo era veramente pesante, tra l'altro da fuori magari si ha una certa sensazione, però dentro fidatevi che era veramente difficile poterla giocare, quindi dovevi essere cinico, dovevi essere pratico. E abbiamo iniziato bene, potevamo già fare 2 o 3 gol i primi 10-15 minuti, a memoria vado ora, e poi rischi magari di prendere un pareggio, anche perché mi hanno sempre insegnato che una squadra avversaria almeno un'occasione ce l'ha, quindi la traversa il primo tempo e quella al secondo, però abbiamo saputo soffrire e d'altronde il campionato in D è anche questo e bisogna calarsi nella mentalità, e quando c'è da buttare su palla e fare la guerra bisogna essere in grado di fare anche quello per poter poi puntare in alto. Allora Danilo Alessandro, protagonista in assoluto proprio nel primo quarto d'ora, un errore da 2 passi, non da Alessandro, poi invece il gol dove ha fatto un grande lavoro Tonelli, il taglio di Fortunato, ci racconti 2 episodi? No, protagonisti siamo stati tutti protagonisti, abbiamo fatto una partita importante anche se abbiamo sofferto nel secondo tempo, però va bene così. Nel primo gol, ti dico la verità, non so come mi ha rimbalzato, l'ho presa male, poi pensavo di essere in fuorigioco, però ho sbagliato, non devo fare quegli errori, non è che devo trovare scusa. Sul secondo gol ha fatto tutto Tonelli, mi ha messo davanti al portiere, ho dovuto solo tirare in porta, è stato bravo, è bravissimo lui. Dal calcio al basket, l'insidiosa trasferta di Ferrara è andata in archivio con un sonoro 91-75 a favore della Fortitudo. Una vera e propria prova di forza per i bianco-blu che ha lasciato soddisfatto coach Antimo Martino. Sentiamo allora le sue dichiarazioni nel servizio. Antimo Martino, 11ª vittoria su 12 partite per la Fortitudo, arriva ancora una volta di squadra come volevi tu, con 5 giocatori in doppia cifra, segnando, correndo tanto e con un'ottima difesa, la partita che desideravi sostanzialmente. Sì, sicuramente c'è molta gratificazione per questo risultato, innanzitutto perché è una vittoria importante su un campo difficile che sinora aveva visto sempre vittoriosi i giocatori di Ferrara, tranne nel derby diciamo contro Forlì, in cui però mancava Mike Hall, quindi non un'assenza da poco. Nonostante dal mio punto di vista una grande prestazione da parte nostra, Ferrara non ha mai mollato e quindi sono convinto che nel prossimo del campionato questi 2 punti assumeranno un valore importante.
una vittoria che voglio dedicare ai nostri tifosi, perché sinceramente il loro tifo, la loro presenza, il loro supporto veramente ci ha dato l'impressione reale di giocare in casa, e quindi era giusto ricambiare tutto questo affetto con una grandissima prestazione. In Serie B invece Olginate viene dominata dai Tigers Cesena col punteggio di 74 a 55. Con la vittoria ottenuta, gli uomini di coach Di Lorenzo raggiungono la Rechico Faenza sconfitta a Milano. Ora si guarda con fiducia alla trasferta di domenica a Reggio Emilia. Un Amadori Tigers che convince e domina il match del Carisport contro Olginate. Nonostante l'assenza di Sacchettini, i padroni di casa guidati da Ferraro e D'Agnello segnano i punti decisivi per far alzare bandiera bianca ai Lombardi già nel terzo parziale. I romagnoli hanno così salutato il Carisport con una vittoria, visto che giocheranno gli ultimi due match a Reggio Emilia e Ossano. Coach Di Lorenzo in tasca due punti preziosi. Mi piace vincere di 20 dal primo momento, però poi dopo su quelle partite un po' complicate, perché si abbassa la tensione, rischi di fare solo delle figuracce, magari non la perdi, però si abbassa un po' la tensione, quindi troppo tranquilla per i miei gusti. Abbiamo fatto una partita molto intensa dal primo secondo, perché vedendo anche i risultati di ieri, Lugo che batte Orzi Nuovi, io sono andato a vedere Ozzano Reggio Emilia, Reggio Emilia è stata super per 37 minuti, cioè è la dimostrazione che è un campionato ancora una volta molto complicato, molto difficile. Una squadra che sono a 6 punti, quindi Reggio Emilia e Lugo che ha 2 partite, che una l'ha vinta e una l'ha persa, quindi non puoi mai dire, devi entrare in campo veramente con la faccia e l'atteggiamento giusto, e quello che abbiamo fatto noi dal primo secondo, abbiamo indirizzato la partita in quella maniera là. Si è disputato al Palacosta di Ravenna l'evento denominato La Grande Box, un appuntamento che ha proposto ben 10 sfide in cartellone. Tra i tanti match anche quello che ha visto coinvolto Mattia Giani, il pugile della Vasco De Paoli Sant'Arcangelo sconfitto con verdetto non unanime da Juan Carlos Zambelli. La Grande Box ha invaso il Palacosta. La kermesse organizzata dal club bizantino Ravenna Box ha prodotto un più che apprezzabile successo di pubblico, portando alla disputa di 10 incontri, 5 dedicati ai giovanili e 5 per gli elite. Soddisfatto l'organizzatore Alberto Servidei. Bella manifestazione, tanto, tanto pubblico. Il pugilato negli ultimi anni si è sdoganato molto, perché è uno sport che a livello amatoriale lo possono praticare tutti, è chiaro, non c'è il contatto. Tantissimi bambini praticano questo sport, e anche i bambini fino al 14° anno non possono svolgere incontri o fare allenamenti a contatto pieno. L'iniziativa non sarà probabilmente un unicum per la città di Ravenna, anzi, l'idea di rendere l'evento un appuntamento fisso nel calendario pugilistico stimola e non poco l'ex campione europeo dei pesi piuma. Questa è una manifestazione che è una festa per tutta la città. Il pubblico ha risposto bene e conteremo in futuro di organizzarne delle altre. È il momento adesso di ascoltare l'opinione di Luciano Poggi. Brividi, e non certamente per il clima. A che cosa mi riferisco? Beh, mi riferisco ai brividi che avranno sentito sicuramente i tifosi di alcune delle squadre italiane al momento dei sorteggi della Champions e dell'Europa League. È ovvio che i brividi più forti, o le contrazioni più forti, se vogliamo, allo stomaco le hanno sentiti i tifosi della Juventus quando è uscita dall'urna il nome del Atletico Madrid. In realtà è l'Atletico Madrid che dovrebbe preoccuparsi della Juventus, ma in effetti è un sorteggio che nessuno si aspettava ed è un abbinamento temuto. Per quale motivo? Beh, perché innanzitutto l'Atletico Madrid è squadra fortissima, dove quando riesce, e lo fa sempre, a non far giocare le squadre avversarie o a far giocare male le squadre avversarie. La squadra di Simeone è una specialista in questo caso, però dall'altra parte c'è un giocatore che è in grado di scardinare questo modo di vedere le partite, e si chiama ovviamente Cristiano Ronaldo.
È andata male anche per la Lazio, che ha beccato il Siviglia. Siviglia che sta facendo impazzire il campionato iberico. Dunque brividi. Speriamo che a febbraio però i brividi siano passati. È tutto allora per quanto riguarda questa nostra edizione, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Arrivederci.